e se ne va. La capolista se ne va. L'Inter è volata via. L'Inter ha vinto allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Una vittoria per 2-0, una vittoria che è sembrata una solita partita dell'Inter, abbastanza in controllo comunque della gara. Viene da pensare che sia Juve che Inter hanno avuto delle situazioni simili in realtà in questa giornata di campionato, perché entrambe si ritrovano in vantaggio con un errore della retroguardia avversaria causato da una pressione più o meno forte. C'è l'errore di Badel, come c'è l'errore di Marusic complessivo, no? Poi della retroguardia nerazzurra. C'è quella situazione per le mani di Bani, c'è quella situazione per le mani di Gila, di Gilardino, di Ghila, che è stata spiegata molto bene da Marelli e ha evidenziato come ci sia una differenza comunque dell'episodio. Se non l'avete recuperato vi invito ad andarvelo a pescare su DAZN, comunque anche sul suo profilo di Twitter, dove ha spiegato anche la normativa non più idonea dal 2020, dove si è voluto evitare che il difensore potesse allargare di proposito le mani, aumentare il volume del corpo per beccare il pallone con un'altra parte del corpo. La vittoria dell'Inter è netta, la vittoria dell'Inter è concreta, la vittoria dell'Inter riporta un po' sulla terra la Juventus. Parliamo un po' di questo, ma parliamo anche di altre cose. Una piccola spolverata prima di iniziare, e poi vi ricordo un paio di appuntamenti. Anzi, il primo che vi ricordo è quello delle 14 di oggi, tutti in the box, sarò ospite, sarò in studio, quindi adesso tra poco parto e mi reco là. Vi chiedo di lasciare un mi piace a questo video, perché ho visto che comunque i numeri sono un po' calati, è il periodo, lo so, è naturale, con le feste tutti siete un po' più indaffarati, a voi non costa niente, per me invece è qualcosa di concreto, un aiuto, quindi grazie mille nel caso. Domani abbiamo la live insieme nel pomeriggio, dove faremo botta e risposta, domande e risposta, la solita Q&A, oppure potremo fare anche qualcosina con le intelligenze artificiali, che l'altra volta era piaciuto parecchio. La Juventus è su Calvin Phillips, sembrano essersi aperti i discorsi tra Juventus e City per questo giocatore, che conosco poco, mia grandissima colpa. Se dovessero concretizzarsi questi contatti andremo ad approfondire il giocatore, faremo anche una scheda tecnica come abbiamo fatto nelle precedenti puntate, non tanto quest'estate perché di mercato non se ne è fatto, quanto più nelle precedenti sessioni. E poi mondiale per club, perché? Perché la Juventus in questo momento deve gufare il Napoli, sono state dichiarate, sono state evidenziate, sono state annunciate le regole, quindi è una corsa a due tra Juve e Napoli. Andremo a vedere poi più avanti quali saranno i presupposti, quali saranno i punteggi specifici. Ad ogni modo, questo è, dato che la Juve in Champions quest'anno non ci gioca, il Napoli sì, se il Napoli si ferma agli ottavi, la Juventus entra di diritto all'interno del mondiale per club, e sicuramente è qualcosa di positivo, perché poi vanno a giocarci le più grandi squadre del mondo, c'è un investimento economico di livello e soprattutto si può supportare, tifare la propria squadra all'interno di un maxi torneo, che è un po' la cosa che abbiamo voglia di fare tutti, no? È una cosa che ci piace, no? Anche se poi le distanze sono siderali, se non grandi, sono siderali tra i top club europei in questo momento e la Juventus, dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico, però sono sempre cose molto carine. Volevo parlarvi un po' in realtà di quella che è il mio momento, no? L'altro giorno vi parlavo di parti irrazionali, che sono le parti dei tifosi. Come la sto vivendo questa settimana in cui la Juve si ferma col Genoa, invece l'Inter vince con la Lazio, quindi su un discorso anche di calendario più favorevole alla Juve piuttosto che all'Inter, l'Inter che riesce ad allungare, la Juve che frena. Allora, lo avete visto tutti, subito dopo il fischio finale della partita tra Genoa e Juventus ero abbastanza abbattuto, ero abbastanza triste, no? Perché? Perché la Juventus non era riuscita a chiudere la gara, si era ritrovata in vantaggio, non era riuscita a conquistare i tre punti, avevo più richieste in realtà da fare alla Juventus, l'avete visto nel video pre-partita, queste richieste non sono state esaudite, non del tutto, nemmeno quella madre che era continuare questo filotto e portarsi sempre vicini all'Inter per evitare di farla scappare via, invece questa cosa è accaduta. Sono ancora triste? Beh, sicuramente non sono felice, però già dalla mattina dopo mi sono svegliato con una visione un po' più lucida, secondo me, del momento. Ne volevo parlare ieri, ma mi sembrava più utile, interessante e necessario invece parlare
appunto di quello che era accaduto a Dusan Vlahovic nelle ultime settimane. Se non l'avete ancora visto, il video lo trovate qui sopra nelle schede, dove spiego la mia sulla situazione inerente relativa a Dusan Vlahovic. E allora ho detto, va bene, lascio passare un po' di tempo, intanto guardo se l'Inter riesce ad allungare. Effettivamente l'ha fatto, e quindi siamo qui. Dicevo, un po' più lucido perché un po' questo era il mio timore, la mia paura, e cioè la Juventus che si ritrova in una situazione in cui quello che ha fatto fino adesso non è più sufficiente per arrivare alla vittoria. E col Genoa questo è stato evidente. Non che la Juve abbia rischiato mille parate di Szczęsny o robe del genere, però si è avvertito un senso di scricchiolamento nella retroguardia della Juventus, e anche si è avvertito un passo indietro dal punto di vista dell'atteggiamento, secondo me. Perché il Genoa e la Juventus, guardando la partita singolarmente, devi scegliere una squadra che l'ha approcciata bene, che l'ha vissuta, che ci ha creduto davvero. Questa volta non è stata la Juve, che è stata un po' invece la grande caratteristica, la grande capacità della Juventus nelle ultime gare, fare in modo che sul campo non si mollasse nemmeno un centimetro per riuscire a guadagnare anche di più di quello che magari doveva aspettare. Ecco, e se lì per lì, dopo il fischio finale, ero triste, deluso, il giorno dopo mi sono detto, però Luca, è un po' quello che continuavi a ripetere da settimane, no? Cioè che si arriva a un certo punto, quello lì che abbiamo visto, cioè va in vantaggio benissimo, con quel gol ci vinco la partita, e se me ne fanno un altro in un qualche modo ancora ce la faccio, vediamo di incastrarcelo, si fa fatica. Io torno a dire, io non vi parlo mai e non vi parlerò mai di qualità del gioco. Mi collego un pochettino alle parole di Lautaro Martinez, no? Lautaro ieri dopo la partita dice, la Juve speriamo che sia un avversario agguerrito, anche se alla fine a volte non giocano un gran calcio. Qualcuno si è un po' arrabbiato per queste parole di Lautaro, però Lautaro non ha offeso la Juve, ha riportato un dato di fatto. La Juventus non gioca un gran calcio, ma da qui a dire che non merita, ce ne passa. Infatti i punti, le classifiche non si fanno sulla squadra che gioca il miglior calcio, il più bello. Si fa sulla squadra che gioca il calcio più efficace, se proprio proprio. E infatti Lautaro che cosa dice? Però se sono lì ci sarà un perché, ci sarà un motivo, nonostante la Juventus non vada ad esprimere chissà quale qualità. Se la Juventus applica un calcio efficace, riuscirà a continuare a fare risultati. Per me quello che in questo momento sta applicando la Juventus non è un calcio efficace. Io qualche settimana fa vi parlavo di iperuranio del calcio, no? Avere un po' sviscerato quella che è la concezione classica ed essere andati anche oltre, aver creato una dimensione parallela in cui in quel modo lì si possano vincere tutte le partite. No, non è vero. A parte che non esiste un modo per vincerle tutte, però sicuramente, statisticamente, se con un gol ti accontenti e non raddoppi, diventa difficile, diventa complicato. Ma non è una questione, attenzione qua, perché poi c'è sempre poi la gente che non capisce questo discorso o fa finta di non capirlo, secondo me che è una cosa differente. E mi viene a dire, sì, però poi i giocatori sbagliano davanti alla porta e gol. Sì, però la Juve non è una squadra feroce, con la bava alla bocca e che ha voglia di ammazzare la partita. E Juventus, se non ammazza la partita, le va bene lo stesso. Non è un discorso di livello della squadra, è un discorso di volontà di fare una determinata partita. E secondo me questo è il discorso che fa Allegri da ormai settimane, se non mesi, quando dice siamo una squadra con dei limiti e i nostri limiti devono diventare la nostra forza. Insomma, questa frase di Allegri che abbiamo sentito in più salse, a più riprese, spiega esattamente questa cosa. Allegri vede dei limiti tecnici in questi giocatori, non si fida della sua squadra, non la ritiene una squadra di primissimo livello per la Serie A. E questo è un dato di fatto, perché continua a mettere davanti l'Inter, il Milan e il Napoli dicendo che loro sono state squadre costruite per vincere lo scudetto. Vendasi a pensare che Allegri ritenga la Juventus una squadra non costruita per vincere lo scudetto. Giusto, sbagliato, sono considerazioni personali. Per me, per quello che è il livello della Serie A, la Juventus può ambire lo scudetto. Perché se è la squadra più forte, no, c'è l'Inter. E l'Inter in questo momento è la prima in classifica. E quindi Allegri dice, abbiamo dei limiti e questi limiti devono diventare la nostra forza. E quindi giochiamocela sul gioco di squadra. Siamo una squadra che da quel punto di vista dei limiti ce la giochiamo in questo modo qui. Cioè, questa è la lettura. Ed è per quello che quando la Juventus si ritrova in vantaggio di un gol, Allegri non si fida a cercare con insistenza anche il secondo per chiudere la partita e gestirla in maniera diversa. Delle due la butta su una partita estremamente fisica e di lotta, tale da far arrivare l'altra squadra a non segnare un gol,
perché poi durante la partita ci può essere una mischia, ci può essere un episodio, un'espulsione, un calcio di rigore, una punizione, un cross, e la Juve magari il raddoppio in qualche modo lo può trovare, anche se solitamente le partite della Juve o finiscono 1-0 o finiscono 2-1 post Reggio Emilia, oppure abbiamo visto come con l'Inter o col Genoa 1-1 o come abbiamo visto con l'Atalanta 0-0. Non ci sono stati altri risultati, post Reggio Emilia 1-0, 1-1, 0-0, 2-1. Stop, quattro risultati nelle ultime, mi pare, 11 partite, vado a memoria. Ecco, se i nostri limiti devono diventare la nostra forza, bisogna migliorare quella cosa lì. Perché se no, poi allora esci da Marassi, che è un teatro caldo, uno stadio caldo, contro una squadra umile, se non umilissima come il Genoa, che però fa una partita di quel tipo lì, e se non porti a casa il bottino non è che dopo devi essere triste e dire cavolo, poi l'Inter mi scappa via. Perché subito a caldo ho avuto quella reazione lì, no? Che è la reazione irrazionale del tifoso, quella cosa che dicevo prima, il ragionamento di pancia, quello emozionale che ti viene dentro dalle viscere. Cavolo, non l'abbiamo vinta, e adesso questi chissà che cosa fanno, magari scappano, anche se è una partita più difficile. È successo. Il giorno dopo, con più lucidità, mi sono semplicemente detto, era una cosa che avevo già messo in preventivo, che speravo di non poter vedere, speravo di essermi sbagliato, eppure è successa. Poi attenzione, un pareggio dopo quel filotto di vittorie lì e dopo quella posizione della Juve in classifica, ragazzi, per me non è un dramma. Ecco, cioè partiamo da questo presupposto, perché io stesso sono il primo che ha la richiesta di rimanerli attaccata all'Inter fino a marzo, aprile, a rompergli i maroni. Ragazzi, la Juve secondo me è andata anche un po' oltre quelle che erano le prospettive, perché la Juventus lì ha 3 giornate dal girone d'andata. Quest'estate non so quante persone ce l'avrebbero messe, dal punto di vista dell'allenatore, dal punto di vista dei giocatori, dal punto di vista di tutto quello che volete, dell'ambiente, dei tifosi, della società, della dirigenza, di tutto, del mercato, di tutto. Io non ce l'avrei messa. Quindi vi dico che se la Juve in questo momento è lì ed è stata a 2 punti dall'Inter per una vita, e se pareggia col Genoa non è la fine del mondo, a maggior ragione perché credo che sia logico che prima o poi non arrivino le vittorie andando avanti con questo approccio, con questa mentalità di va bene, ho fatto un gol, il prossimo al massimo arriva. Che è questo un po', no? Il discorso di fondo, è questa la cosa secondo me da migliorare nella Juve, non tanto la qualità del palleggio, l'uscita, il baricentro, i passaggi, la tre quarti, perché la Juve ha delle caratteristiche, lo abbiamo visto, è una squadra che certe cose Allegri ha indirizzato in quella direzione lì, le ha battezzate in quella direzione lì. Però questa è una cosa che non dipende dalle caratteristiche dei giocatori. Questa è una cosa che dipende dal tipo di preparazione della partita che viene effettuato. E se non miglioriamo lì, secondo me, le prossime partite saranno una roba del genere, in cui continuiamo a fare dei punti e poi magari fai altri 2 pareggi, allora la testa inizia a dire allora vedi che non è sufficiente e poi diventa difficile. Nel frattempo l'Inter va, scappa, perché l'Inter non è una squadra che rimane su questo equilibrio precario legato alla condizione mentale, alla condizione di squadra, di gruppo. No, l'Inter è una squadra che ha delle caratteristiche tecniche e tattiche ben definite, cioè sai benissimo come sviluppa l'azione, sai benissimo come va a concludere, sai benissimo i giocatori che devi tenere d'occhio in quelle zone del campo, lo sai. Sai com'è fatta, sai com'è strutturata, lo sai. La Juventus no. La Juventus tante volte si appoggia sulle caratteristiche dell'avversario, tante volte cambia un determinato momento della partita. Ci sono dei primi tempi in cui attacca e dei secondi tempi in cui invece il muso oltre la metà campo non ce li mette mai. Cioè, la Juventus è una squadra che è come un'estrazione, no? È come giocare a tombola, non sai mai che numero poi verrà fuori dal sacchetto. E quindi se in un primo momento ero lì che dicevo, Dio santo, Dio, l'Inter è scappata via, la mattina dopo mi sono detta, ho guardato allo specchio, ho detto, vabbè Luca, ma davvero stiamo facendo questo discorso? Perché secondo me per quello che è il rendimento, troppa grazia a Sant'Antonio, sarebbe da baciarsi i gomiti, cosa che non riesco a fare. Poi invece dal punto di vista di quello che accade in campo si potrebbero scrivere dei libri o continuare a citare a pappagallo video che ho già fatto e non ho voglia assolutamente di fare. Ma aspetto le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, fatemi sapere la vostra e noi ci vediamo oggi pomeriggio alle 14 a Tutti in the Box. Ciao!